Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio e leader della destra Francesco Storace ha partecipato all'incontro con il sindaco di Roma Gianni Alemanno al Tempio di Adriano, dove si è discusso dei 9 punti su Roma Capitale che il sindaco ha inviato ai candidati governatori. Roma padrona del proprio futuro, del proprio destino, delle proprie competenze, dei propri poteri, delle proprie prerogative. Credo che sia venuto il tempo di rompere gli indugi. Ho ripreso un'espressione che usai nel programma del 2005, quando poi la giustizia mi impedì di andare avanti e dopo 7 anni sono ricordato gli errori che avevano commesso, se ne sono accorti. Scrivemmo devoluzione totale dei poteri della Regione a Roma, che è significativo, serve a garantire tutto il territorio del Lazio. Oggi la burocrazia è assorbita da Roma, la burocrazia regionale, le risorse sono in massima parte sulla città. Occorre avere l'accortezza di dotare Roma di poteri legislativi propri. Il modello potrebbe essere a livello costituzionale quello del Trentino Alto Adige, le 2 province legislative. Nel frattempo accelerare al massimo la devoluzione dei poteri che sono stati stabiliti dal decreto nazionale per la parte di competenza regionale. Lo faremo subito. Le richieste al centro del dibattito vanno dall'approvazione in tempi rapidi della legge regionale di attuazione della riforma di Roma Capitale e di quella costituzionale che conferisca all'ente poteri legislativi, alla garanzia di un regolare trasferimento delle risorse regionali, soprattutto per il TPL, fino a definire un piano di rientro per recuperare i 900 milioni di euro di crediti che Roma Capitale vanta nei confronti della Regione Lazio. Ci deve essere un'immagine che a mio avviso può somigliare a questo fatto, a qualcosa che possa riprendere il modello particolare della regione Trentino Alto Adige. Voi sapete, la regione Trentino Alto Adige è fatta in pratica di 2 regioni, la provincia di Trento e la provincia di Bolzano, le quali insieme si riuniscono una volta al mese per determinare quelli che sono gli interessi comuni. Poi entrambe hanno potere legislativo, entrambe definiscono le questioni al loro interno, poi una volta al mese si uniscono per legiferare sulle cose che strettamente sono legate tra di loro. Ecco, io penso che un modello simile possa essere il punto d'approdo dell'iter di Roma Capitale, nel senso che se noi pensiamo, come è richiesto nei punti che io ho sottolineato e come già sta nel programma di Francesco Storace, se noi pensiamo che Roma debba avere poteri legislativi e soltanto avendo poteri legislativi può governare questa vasta area urbana che rappresenta, allora è chiaro che noi facciamo emergere Roma a livello, allo status di una regione probabilmente a statuto ordinario, ma questo non toglie che ci sono una serie di altri argomenti, altri elementi di cui solo Roma, solo l'area metropolitana di Roma non è sufficiente, è un'area troppo stretta per affrontare questi problemi. Allora ci saranno alcuni temi in cui sarà solo Roma a fare la propria legislazione, come l'altra parte della Regione Lazio farà la propria legislazione, ma ci saranno inevitabilmente dei temi, delle situazioni che dovranno essere fatte insieme, proprio la stretta legame che c'è fra Roma e la propria regione. Questo è il punto d'arrivo. All'incontro hanno partecipato anche il senatore Mauro Cutrufo, il coordinatore regionale del PDL Vincenzo Piso, i capigruppo del PDL alla Camera e al Senato Fabrizio Cicchitto e Maurizio Gasparri. Le cose che ricordava prima il senatore Cutrufo e addirittura la collaborazione, anzi, con esponenti della Lega per una più precisa definizione del potere, del ruolo di Roma Capitale, è nata nel Parlamento, è nata grazie a una maggioranza di centrodestra, grazie certamente all'azione trainante del Popolo della Libertà. Toccava a noi farci carico di questa scelta. Siamo noi che abbiamo avuto un ampio consenso, un mandato elettorale forte e chiaro in questa città, sia per il Parlamento sia nella gestione della città di Roma con la vittoria del sindaco Alemanno, sia con le affermazioni che abbiamo avuto alla Regione, e quindi noi abbiamo determinato una svolta storica. Noi abbiamo vissuto, e magari siamo stati anche sotto schiaffo, sulla vicenda della revisione dei costi della politica anche per quello che riguarda i problemi delle province. La domanda che io faccio è che, qualora questa operazione non venga portata fino alle estreme conseguenze, per cui abbiamo una Roma Capitale che diventa in effetti in sé una regione e poi un'altra regione che aggrega il resto del Lazio,
Ecco, se questo non consenta di andare molto oltre quello che secondo me è un mostriciattolo che fu fatto per responsabilità del governo, ma anche per responsabilità di tutti i partiti, cioè quello non dell'abolizione delle province, ma di questi singolari accorpamenti che erano e sono tutti quanti dei mostri.